Sono Salvo Campanello, 45 anni, olimpionico di lotta greco-romana. Oggi appartenente al Corpo Forestale della Regione Siciliana. Centro Radio Catania, dalla veicolare Nicolosi, comunica che sta rientrando in caserma per fine turno. Dove faccio servizio presso il distaccamento forestale di Nicolosi. E da qualche anno, alla fine della mia carriera sportiva da atleta, mi occupo anche della gestione di un centro federale della Federazione Italiana Lotta, Judo, Karate e Arti Marziali. Il lavoro della forestale è un lavoro che ti dà la possibilità di vivere tutti i giorni con la natura, insomma. Al contrario degli altri corpi di polizia, noi possiamo fare un'attività a 360 gradi. Però l'obiettivo nostro principale ovviamente è quello della tutela dell'ambiente, no? E questo nessuno può sostituirci in quello che è la forestale. Il pensiero magari di lasciare oggi la forestale per passare ai carabinieri o alla polizia di Stato, insomma, un po' mi crea un po' di ansia, perché amo la natura, amo questi posti, ormai mi piace lavorare per la salvaguardia dell'ambiente e altre cose. Qualora effettivamente ci siano i rischi veramente di un'eruzione pericolosa, insomma, che potrebbe coinvolgere anche la città di Catania o la provincia, è normale, ci sono i bambini, c'è la famiglia, uno salvaguarda la sicurezza, a malincuore veramente lascerei la mia terra, non vivere magari così nel tempo questa paura che ti porta dietro, che fino ad oggi, magari oggi sei più grandi, sei più maturi, non pensavo prima, a volte mi concentro, magari qui è pericoloso per i bambini stare ai paesetti innei, magari ci sarà un'eruzione che uno magari mentre dorme non riesce a sentirla, si può aprire una bocca magari sotto casa o nella strada principale o in un centro abitato e poi non si può fare più niente per scappare. E allora tutto questo pensiero un po' ti rattrista, no? E poi però la cosa fondamentale è questa, no? Che è come un sogno, no? Quando uno fa un cattivo sogno, che ti svegli con quell'angoscia, con quella paura, no? Però poi apri gli occhi, apri la finestra, vedi quel paesaggio, insomma, e tutto ricomincia di nuovo, tutto ricomincia, vedi la bellezza, senti i profumi, i colori, e tutto ricomincia. Hai fatto un brutto sogno che poi lo dimentichi sicuramente. Di notte capita, sia per il tremore, no? Dei boati, no? Sentire queste cose, mi alzo, mi vado a affacciare alla finestra, come per controllare la situazione, no? Perché quando vedo magari l'eruzione in corso, quel magma che scende, mi tranquillizza perché so che sta sfogando e comunque immagino quello spettacolo, mi vedo quella lingua di fuoco che scende lentamente. Non mi fa neanche paura perché sono abituato da bambino e così come tutta la gente che vive nella provincia di Catania.
oggi il pensiero, ecco, che viaggiare, visitare, percorrere col mezzo di servizio queste strade, non vedermi più l'Etna, no? Quando alzo gli occhi, non vedere questo paesaggio, ecco, dico, ho sbagliato posto, ho sbagliato luogo magari. Non riesco a immaginare un territorio così senza vulcano più. Per noi sappiamo, guardiamo verso nord, vediamo il vulcano, come sappiamo che guardiamo a sud ci vediamo il mare. Così anche identifichiamo il nostro territorio. L'Etna io credo che crea più paura chi vive da lontano, insomma, il pensiero che sta in un vulcano. A noi nella provincia di Catania, catanesi, insomma, non ci ha mai fatto paura, perché sappiamo che è come quel familiare, mamma, papà, insomma, identificatela magari voi, che ti fa quel rimprovero, poi è sempre tua madre o tuo padre, insomma, poi ti abbraccia, ti fa vivere quello spettacolo, ti regala quelle emozioni. Quindi noi la viviamo così, noi catanesi. Magari chi vive fuori la immagina quando la televisione ti regala quelle immagini così forti di un'emozione, magari uno pensa non ci andrei a vivere mai. Noi ci siamo nati qui, ci siamo cresciuti come i nostri genitori, i nostri nonni, c'è una nostra cultura nei secoli, insomma, siamo qui a viverla lo stesso. Che c'è il vulcano, che c'è l'Etna, ce ne accorgiamo pure in tutta la provincia, quando ci sono quei grossi boati, si sentono fino anche a Siracusa, o comunque vedere l'eruzione che a volte è capitata, si vede fino da Villa San Giovanni, passando pure lo stretto, quindi che c'è lo sanno tutti, che è sveglio, che è un vulcano attivo lo sappiamo tutti, quindi sono emozioni che a volte vengono vissute anche da altri paesi che sono lontano dalla nostra provincia. Buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene. La situazione? Tutto a posto la situazione. Mi passa il binocolo un attimo? Sì. Ecco lei. Quadrati di
a volte con i miei figli glielo spiego, no? Dice andiamo in montagna. Sì, magari la parola montagna è più delicata, ma stiamo andando su un vulcano che è diverso. Quando lottavo per il corpo forestale che mi trovavo a Roma, no? C'era il fisioterapista, quando mi vedeva lottare, faceva il fuoco dell'Etna, sta lottando il fuoco dell'Etna, la legava la mia figura a vulcano. Da estraneo comunque, da non siciliano, no? Vedeva questa irruenza, questa forza, questa determinazione che normalmente ce l'ha un vulcano. E lui quando vedeva me collegava sempre la mia figura all'Etna, al vulcano. Non siamo abituati noi a vedere l'Etna che non c'è un'eruzione, perché meno che ricordo io così a memoria costantemente 6, 7, 8 volte l'anno c'è sempre un'eruzione, anche se negli ultimi anni è stata ancora più continua. Immaginare un attimo il vulcano spento, forse per un anno o due, non ci siamo abituati, quindi non siamo abituati a vederlo non attivo, ecco. Ma sicuramente fa paura il pensiero di una forte attività eruttiva, no? Perché comunque lo vediamo anche riportati nei film queste cose, no? Devastanti, eruzioni devastanti che si portano dietro città, territorio, persone. E quando vediamo un'eruzione un po' diversa, più continua nel tempo, un po' crea una certa paura. Però poi l'indomani ti svegli e si placa, la vedi già spenta, la vedi ancora quelle scie di colate rosse che di sera si vedono, però non ha quell'intensità forte che solitamente siamo abituati a vedere in altre parti del mondo. Può cambiarti anche dentro, ma il nostro cambiamento è legato alla paura del vulcano, no? È come quando si ha convivenza con una persona, no? Poi quella persona a volte si dimostra più cattiva, più forte, uno prende un attimo le distanze, poi pian pianino riprendi di nuovo la convivenza. E il vulcano è così, tu ci sono dei momenti che ti sdrai anche nelle quote sommitali, magari a fianco una bocca che adesso è spenta, no? Sono dei momenti quando riprende l'eruzione che tu non ti avvicini neanche a 5 km. E quindi c'è una distanza che a volte è un legame forte, come una moglie, no? Come una madre, come un padre, no? Poi quando il vulcano un attimo si incattivisce, chiamiamolo così, fa il suo corso naturale, no? Ti fa capire chi è il più forte, ti fa capire io sono una natura, rispettatemi, nessuno può essere padrone di un vulcano, si autogestisce da solo col suo percorso naturale. E a volte questo ti crea una diffidenza quando sei sottoposto a delle eruzioni così, un attimo prendi le distanze, tipo quando uno litiga un attimo, no? Ci abbiamo litigato, poi piano piano ritorniamo a essere amici forti come prima.
quando scendevo, quando vivevo su a Roma, no? Prima sempre lavoravo per la forestale, ma il mio servizio era legato solo all'attività sportiva da atleta. A volte quando scendevo con tutta la famiglia, facevo la Salerno, Reggio Calabria, no? A volte la vedevo di là, ecco. Molte esplosioni li vedevo da Reggio Calabria. Detto qui, sto arrivando a casa, no? Come quando si prende il traghetto ci sono quei profumi dell'arancino stesso, o quando si attraversa la piana di Catania che ci sono gli agrumeti in fiore, quel profumo di zacchere, dell'arancia stesso, dei nostri prodotti. E quando vedevo questa eruzione così da lontano, ecco, sto arrivando a casa, come se ti aspettassi a braccia aperte per darti il benvenuto. Infatti dicevo con mia moglie e bambini, visto, stiamo arrivando noi e l'Etna sta sparando il fuoco, come fuochi d'artificio. È contenta che ritorniamo a casa. Immaginate adesso sotto una bocca qui a queste quote un silenzio tranne qualche turista che passeggia, anche se c'è foschia, un'esplosione all'improvviso. Ecco, credo che mi impegnerei come ex atleta a una fuga immediata, no? Dalla quiete al terrore di un'eruzione vicino a me. Quindi ecco, la vivo così il vulcano. Adesso sono su un vulcano attivo sotto la bocca, come se stiano in montagna e faccio una passeggiata. Non penso mai che sono veramente alle pendici di un vulcano, sopra le quote sommitali. E questo è giusto forse viverlo anche così.
credo che l'eruzione sia sempre presentata prima, si presenta prima, no? Con dei segnali diversi, non dal silenzio totale e paradisiaco, insomma, come in questo istante qui sopra, su in montagna. È così, è giusto che la si vede così da un paesaggio spettacolare, dove il cratere centrale si fa vedere anche che c'è nebbia ogni tanto, esce la testa e dice ci sono. A volte sono momenti come questi, no? Che immagino tanta gente qui, tanti turisti, anche catanesi, che vengono qui a visitare il nostro vulcano. Un'eruzione improvvisa cosa potrebbe causare? Come una fine, la fine di un ciclo della vita, all'improvvisamente, senza presentarsi. E questo forse un po' mi terrorizza, no? Dove in questa sua serenità, in questo momento, senza boati, senza nulla, solo il paesaggio spettacolare, ecco, immagino questo, che all'improvviso ti potrebbe rubare anche la vita. E questo ti fa pensare un attimo un po' su dalla forza della natura, del vulcano stesso, che può avere un qualcosa di incredibile, di terribile anche. Però poi sono quello che ci dicono i turisti, no? Quando sono, ma non avete paura. Personalmente la vivo senza paura, non so, forse sarà un discorso mio anche legato alla mia vita di atleta, con tanti sacrifici, tanti sforzi, non lo so, fa parte del mio carattere. Forse realmente la paura in questi momenti, in questi anni che lavoro qui, non mi è passata per la mente, ecco, non la vivo. E sono contento di non viverla e godermi il paesaggio in maniera naturale e tranquillo. Pronto? Ciao. Ciao. Ben mangiato, no. Un po' guardo.
molto bene. C'è di un'altra squadra di Roma. Prendiamo l'acqua. Di qua. La mamma l'ha tenuto. Adesso andiamo via. Via. Vai, fai 4 andate di braccetto. Via. Bene. Bene. Bello. Via. Vai. Passa giù, via. Vai. 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 No. Vai. Sì, schiena dritta, metto in fuori. Via. Qua e lo porti giù, via. Vai. 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 Ok. Hai visto con la pietra quanti lavori puoi fare? Eh? Come la lotta. Pom, pom. La pietra cos'è?
una cosa naturale che la natura ci ha dato, come se fosse un attrezzo, capito? Per la lotta, per tutto serve, eh? Sai cosa cosa? Papà! Vai! Dai, cominciamo. Dai, proviamo un po' di colpi, via. Vai. Più attaccata, Manuela, più attaccata. Prima entri bene in piedi e poi vai giù. No, vai giù e poi cerchi il braccio. Ascolta a me, vai. Continua. Pancia a terra, sempre cerca pancia a terra. Quando si tira un colpo, io non parto qua. Lo sposto, me lo faccio cadere addosso e cambio. O faccio un'altra cosa, braccio al tronco, sbilancio e provo. Vai, combina l'azione. Blocca. Guardate un attimo. Lo mettete sotto. Quando si va giù a terra, si va giù a terra. Io non è che sto così. Perché se no lui mi chiude nel torace. Guarda Chiara, anche tu mi dovete guardare. Che le cose non le voglio ripetere 10 volte. Non è che sto bello messo così, se no lui mi chiude subito. Quando io vado giù, la prima cosa che faccio, lui mi porta a terra. La prima cosa che faccio è questo. Mi appiccico a terra, non entra lui. Non lo faccio entrare. Gli faccio perdere, poi è più bravo, entra dentro. Ma sono passati 10-15 secondi. A 30 secondi l'abito lo chiama in piedi. Nel momento che poi lui è bravo e riesce a entrare, io la prima cosa che faccio, il peso mio lo carico sulle sue mani. Qua, tipo che schiaccio una noce, glieli faccio bruciare. Vado avanti, rullo, ma non portando le braccia indietro, se no lui me li prende. Via. 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 Forza bianca, vai, ancora, ancora. Vai, vai. Salvo veloce, salvo! 30 metri mancano di corsa. Vai! Un po' più indietro, un po' più indietro. Via, tre balzi a petto, via, salvo. Via, via! Salvo! Saltelliamo! La forestale è urgente. Pronto? Arrivo subito. Seguite l'allenamento voi? Okay. Sì, Campanella parla. Sto uscendo adesso dalla palestra. 20 minuti, arrivo a casa, metto divisa, prendo l'arma. Perfetto, rifugio Sapienza. 25 minuti massimo sto là, d'accordo? Se ci sono problemi mi contattate, sono per strada. A dopo.
l'altro dalla prega. Sì, avanti. Sì, che novità abbiamo in merito a quella segnalazione, interrogativo, cambio. Allora, mi sto portando presso le quote sommitali e lì un attimo vediamo sulle parti alte cosa riusciamo a vedere. Speriamo bene perché adesso anche la temperatura si va abbassando un po'. Nicolosi 4 da Nicolosi 3, mi sto recando più a est e tu sali più a nord. Da questo momento ci separiamo, d'accordo?